non fa nulla. Io sono qua. È la prima volta che la vedo? Ma sì, io... A volte mi sbaglio. I vestiti delle donne ingannano. I've been working straight through all night and all day, so I won't want to work now. Well, no, I didn't expect it. I did have to find out if you do. Ecco, guardi qui. Quello che le occorre è questa curva sopra i fianchi. Spero che l'abbia. Senta, signor Cordelli. Troverà lo spogliatoio di là. Non ha bisogno di svestirsi completamente. Ma, signor Cordelli... Questa è una semplice visione di prova. Mi scusi, ma io... Se ha la curva che cerco bene, se non l'ha, dovrò continuare a cercarla finché l'avrò trovata. Ecco, ma lei non capisce... Andiamo, si decide. Scusi, se non ha pazienza. Ma io... Ho un appuntamento col sindaco di una cittadina alle 6 precise. Lei lo sa, i sindaci delle piccole città non apprezzano le giovani modelle che vanno in giro. Davvero? E perché mai? Conosce dei sindaci di piccole città? Sì, certo, e non mi piace il suo tono, signor Cordelli. Cosa non va nei sindaci di piccole città? Boh... Sono un po' ristretti di idee, ecco. Non ne ho mai visto uno che avesse il senso del comico. E sono sempre fuori misura. Oh, darsi. Io spero che lei invece lo abbia il senso del comico, signor Cordelli, perché tra un momento ne avrà certamente molto bisogno. Molto bisogno? Io sono il sindaco Crandall, signor Cordelli, e ho un appuntamento con lei alle 6 precise. Però non ho il dovere di chiederle scusa, perché lei mi ha ingannato. Ah, questa poi... Sicuro. Mi ha ingannato subdolamente. Meriterebbe di trovarsi in pasticci. Io? Creda pure che non sta bene andare in giro con l'anima di un sindaco, mi spiego, in un involucro così carino. Ma signor Cordelli. E quel cappello? Quello non è certo un cappello da sindaco. Ma signor Cordelli, l'acquisto di questo cappello pare sia stato un grave errore. L'ho comprato per consiglio di una persona di famiglia. Ah. Io non ho l'abitudine di portare certe cose in testa, ma le assicuro che sotto questo cappello c'è un sindaco. E noi partiremo da questo dato di fatto, non è vero? Certo. E non insulterò la sua professione, Badi, ritenendo che il suo aspetto esteriore smentisca la sua reputazione di artista sincero e corretto. Ciò prova che lei è miglior gentiluomo di me, sindaco Crandall. Ho qui delle fotografie del defunto sindaco Crandall, quello di cui dovrà fare la statua. Le serviranno, immagino. Oh, sì, sì, certo. Vuole accomodarsi? Grazie. Fine looking man. Thank you. Suo padre. Mio marito? No. E perché no? Oh, niente, dicevo per dire. Bene, naturalmente dovrò conoscere dei fatti circa il suo, diciamo, ex marito. Voglio dire qualche cosa relativa alla sua vita, capisce? Credo di sì. Quanto tempo ha vissuto con lui? 5 anni. A che età la sposò? A 50 anni. Ma non vedo come questo possa... Oh, è molto importante. Un uomo che aspetta 50 anni per sposarsi deve avere delle caratteristiche molto ben definite. Ero la sua seconda moglie. 2 mogli. E bambini? Sì, uno della prima moglie. Ah, uno. E della prima moglie. Nessuno da lei. Signor Cordelli, non trovi il bisogno di... Signora Crandall, queste cose personalmente mi interessano ben poco, gliela assicuro. Però mi è necessario conoscere l'uomo, ecco tutto. Questa è un'intervista professionale e desidero che la consideri indispensabile. Ma, sa... Grazie. Dunque, vediamo. E così era particolarmente espansivo. Ma, signor Cordelli... Signora Crandall, la sua insistenza nel dare alle mie domande un carattere personale è molto imbarazzante per lei. Imbarazzante per lei? Signor Cordelli, continui, prego. Grazie. Diceva, ma sì... Era un marito particolarmente affezionato? Particolarmente affezionato e teneramente espansivo. Ah, bene, me lo dimostri con qualche esempio. Signor Cordelli, mio marito era un Crandall. I Crandall hanno fondato Brookven. Essi sono stati sempre ottimi capi di famiglia. E ottimi e dignitosi capi della loro città. Capo dignitoso. Lo amava? Lasciamo in sospeso questa domanda. Un bel punto interrogativo. Ora, il fatto che lei sia ancora la signora Crandall mi dice che non si è risposata. Non le è mai venuta l'idea di riprendere marito? Ma non mi è mai venuta l'idea di riprendere marito. Bisogna che cancelli il punto interrogativo. Lo vede come una domanda corrisponde all'altra? Ma, signor Cordelli... Scusi. Bacco, che tempo. Amico, questo temporale resterà nella storia. Lei, signor Cordelli? Sì. Io sono Muriel Thorne. L'agenzia crede che faccia il caso suo. Guardi un po'.
Spero ci metteremo d'accordo. Ah, le presento la signora Kendall, Muriel Thorne. Salve. Non le dispiace se io... Oh, no, no, faccia pure. Si accomodi, prego. Volentieri. E questa? Sì. Benone, sembra quasi mia sorella. La porta a destra. Torno subito. Vuole accomodarsi? E mi dica, da quanto tempo è morto suo marito, signora Kendall? Da 5 anni. 5 anni. È vedova da 5 anni. È già naturale. Al contrario, non c'è niente di naturale in questo. Quando una donna bella e giovane non pensa a risposarsi per tutto questo tempo, può dire che era stata felice oppure che... Ma il mio matrimonio è stato molto felice. Capisco. Verrà fuori appena sarà pronta. Come dice? La signorina, la modella, verrà svestita, sì? Eh? Ah, non ci pensavo, preferirebbe non vederla. Oh, non ho l'abitudine a queste cose. No, naturalmente, che distratto sono. Scusi un momento. E tanti auguri, speriamo che l'abbia la curva. Speriamo. Thank you.